Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: Albano si sfoga e sorprende tutti. Il dramma assistendo alla sua morte, il cantante non ne può più e dice quella che è la sua verità. Albano, cantautore italiano ma non solo, anche personaggio televisivo, esprime il suo pensiero sulla musica di oggi ed è amareggiato dalla sua morte. Albano Carisi, questo il nome completo del pugliese che da sempre si è proclamato ambasciatore dei sapori e delle tradizioni salentine. La sua carriera è in attivo dal 1965 ed ha sempre riscosso molto successo sia in Italia che all'estero. Ma non è l'unica passione che ha, dato che produce vino ed è anche proprietario di un'azienda agricola a Cellino San Marco che porta il suo nome. Non solo successo professionale ma negli anni si è costruito anche la sua famiglia allargata. Dal primo matrimonio con Romina Power sono nati Ilenia, Iari, Romina e Cristel, mentre dalla compagna, Loredana Lecciso sono nati Albano Jr. e Yasmin. Albano, la musica sta morendo, il pensiero del cantante. Albano rimane uno dei cantanti più apprezzati del paese ma il tempo passa e nuovi generi musicali arrivano. E per questo recentemente Albano si è espresso commentando la nuova generazione musicale nonostante lui continui ad incantare tutti e a riempire concerti e eventi. Il cantante ha parlato al quotidiano La Nuova Sardegna dove ha detto il suo parere sulla nuova canzone italiana, suoi nuovi cantanti e generi amati dai più giovani, stiamo assistendo alla morte della musica a mio parere. Non si scrive più. Oggi basta un buon PC e si inventa ciò che si vuole. Non occorre più studiare. E tutto questo è un grave segno per chi ama davvero la musica. Poi nell'intervista è ritornato a parlare di Putin ammettendo di aver in passato ammirato il presidente della Russia ma che ora pensa che abbia qualche rotella spostata. Da quando infatti è scoppiata la guerra in Ucraina mossa dalla Russia il cantante ha preso le distanze anche se ha più volte ribadito di non aver problemi con il popolo russo. E infine Albano rivela quale sarebbe il sogno per il futuro per arricchire ancora di più la sua grande carriera. Mi piacerebbe fare un tour in macchina dell'isola. Nonostante abbia girato il mondo il cantante non riuscirebbe mai a vivere lontano dalla sua terra. Ma è convinto che se dovesse scegliere un altro luogo, sceglierebbe la Sardegna. Solo lì il cantante pugliese andrebbe a vivere e per questo poi la voglia di fare un tour in giro con l'automobile. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. I'm